terza e ultima parte del video sullo speciale campionaccio del Montesiano. Siamo nel 96. Finalmente arrivati alla fine. E dopo la parte finale vi aspetterà questo. Hic, alla prossima. Però questo è solo una prima. Allora, entriamo in diretta live dal paradiso dei rottami. Grazie alla finestra, se no non si vendeva. Allora, aggiornamento, guarda che ciccia. Cosa manca? Cosa manca? Cosa il... dalla vita? Cosa la piastra gas, l'acquaino, ma per il resto guardate che bellezza, la nuova fantastica bellissima. L'unica sulla superficie, come si chiama questa superficie? Il piano cottura, chiamiamolo così. Nuovo, guardate che bellezza, siamo già arrivati a questo punto, guardate come è ora rispetto a prima, l'ancora di salvezza, la do cargo, tutte le finestrine e vedi, ora lucidano, pintano cottura, fai delle scarpe del moto col Sidol. Ah sì, ragazzi, il fantasma guidava il Sidol, qua verrà messo il Sidol, quel Sidol torna nuovo quello, vedi? E qui andrà fatto il tetto. Non mi piace i soldi. Sì. Guarda che lavorino giusto. E questo è un chiacchierone. Guarda che ciccio. Qui abbiamo messo, hanno messo tutte le rifiniture. Ma l'hanno trovato in compenso. Al coso. E qui guardate che lavoro rispetto a prima, vi ricordate nella prima parte. Poi guardate adesso. Quindi manca la veranda. Il salotto, la parte salotto. Lucidare con il Sidol queste due cose, mettere qui. Rimettere gli sportellini così vari, poi scoprire il bagno, sì, vero. E guardate qua, perché marmo un omaggio di Carrara, no, scherzo, tutto effetto, effetto bandine, effetto nave, effetto yacht. E qui, vedi, manca una lucidata per tornarlo bianco. Quindi, ecco, adesso andremo a fare i cerchi, perché siamo stati dal cinese. Fa vedere il cromo, fate le stronzate. Lo sapevo io, va, tanto lì non fa niente. Lo volevo prendere al volo. Ma hai fatto cadere la bomboletta cromata. Va bene, guardate che spettacolo, è stato torto quella merda di Liberty di coso rosso. E guardate, guarda lì, proprio rifinito al millimetro, che ripiglia la linea blu. Vedi? Ma come hai fatto a levarlo? Che cosa? La scritta. Per quanto riguarda gli esterni, a mano? Sì, però se si dà una pasta di lucidatrice, comunque in più torna bello limpio. C'è la pasta lucida graffi polish. Potrebbe dare, adesso è tornato tutto perfetto, bianco. No, ragazzi, guarda, guarda. Guardate che differenza rispetto a prima. Continuando dietro, allora mancano anche qua i gommini, i pressori qua. Infatti ancora sta a retto con questo palo. Questo, vedi, sarebbe questi qui che mancano nelle altre finestre. Te stringi e blocca e mancano lì e lì. Poi, andando avanti, mancano anche qui. Qui addirittura manca proprio, se è spaccato del tutto, manca proprio il ferro per metterglielo a in culo praticamente. Poi guardate, questo è stato riverniciato, proprio nero fiammante, così come la scaletta, nera fiammante, perfetta. Lassù è stato riverniciato tutto perché c'era quella scritta ingiallita, tutto uno schifo, invece è stato riverniciato, ripreso tutto. E guardate, blu, tutto dietro, qui tutto rifinito, bandine messe. Qui è ora... io faccio la striscia nera, eh. Ora provvederemo a fare i cerchi, mezza finestra, che praticamente, vedi, lì, questi qua li facciamo con la bomboletta argento, del Gen Argento, coprendola, la cosa sarà facile, gli scritti tanto vanno sotto, non si vede, e toglieremo questo bianco schifoso anni 90, retro a bestia, che non ci incastra niente. Poi, ultimo passaggio, la striscia nera, perché la finestra è stata rattoppata. Non l'ho comprato da lui. Hai visto la foto che ho mandato? Gira a lui, e quella foto è perfetta. Con la cosa, con la. Questa va tutto grattato. Sì, sì, l'ho vista la foto, era interessante. Grattato, tutto via, grattato. E poi qui da metà a metà verrà sì, nero. Questo nero. Si rimane giallo. Verrà nero. Lo copri di nero? Tutto nero con palle nero. Cazzo, fin qua giù lo fai nero? Oh. Da qui in su nero. Non esistono più finestre, non le vendono più. Praticamente, allora vedi, è stata ricostruita. La finestra con questa è un'opera artigianale di nido d'api, in realtà. Questo è nido d'api. Miele duro. No, ma ragazzi, ma vedi, Ganzo? Guarda, spacco qui, è stato ripreso tutto. Allora, abbiamo rimosso la Tendillas. È pronto il Marines dal trap e Silvestre Stallone. Vai qui che fa cardio.
Fai te, io sto facendo il video. Praticamente abbiamo tolto la veranda per andare più avanti un metro per pittare i cerchi, che vi farò vedere come sono venuti mentre lui sta facendo il silicone, dopo vediamo. Guardate, qua forse si vede meglio. Che ciccio. Guarda che ciccio i cerchi in lega rispetto a come era prima, forse come era prima non l'avete visto, ma è l'effetto anni 90 Tamarro Tuning Edition. Qui ancora c'è la ecco, qua si vede bene, qua c'è ancora la incerottatura, vedete il cromo, bomboletta praticamente qua sul bianco vi fa vedere che tipo di bomboletta era. Guardate che cerchio, guarda che ciccia, sembra proprio quei caravan americani, cose anni 90. Ovviamente tutto sbavato là perché lui non ha aspettato che si asciugasse e quindi è venuto sbavato coso, però nel complesso va bene. E adesso sta facendo, vedi anche questo davanti che figo, sta facendo la siliconatura, che non è stata fatta bene da quell'altro vecchiuccio laggiù. Non è stata fatta bene la siliconatura, vi ricordate, nella prima parte. E adesso lui la sta rifinendo. Lui ha sborsato un mar di soldi a quell'altro vecchiuccio laggiù. E tutto incazzato perché non gli ha fatto la rifinitura. Invece adesso, vedi qua ragazzo, tutto antipioggia, eh? Questo lo fai anche a casa, se è così, di la verità. Poi faremo, vi ricordate l'altro giorno pioveva come Dio lo mandava, anche lassù, però un'altra volta con lo scaleo e tutto, siliconando da sopra e da sotto per evitare la pioggia. Poi andrà rimessa questa finestra, ma vediamo. Intanto piovono rotoli di Scottex, la parte di raffo dello staff, vedi? Guarda lì, oh, 20 cm gli abbatteva, eh. Allora, come fanno nei veri quartieri di Gomorra Scampia? A Napoli, guardate questo martello e lui come lo userà, praticamente vedi qui, batterà così, ta, ta, ta. Invece l'altro carrozzere tuo no, non lo potete fare, è una cosa impossibile, guarda, non si può grattare, invece guarda che cicci, guarda che cicci, ho messo la mascherina per non intossicarsi, vedi che cicci, tieni il martello. Che cicci ragazzi, sta così qua andare. Sì, arriva. La smartellagli coi coso, fa così, tum, tipo scalpellaio matto. Guarda il ciccio, guarda che. Così la levi tutta, guarda il ciccio, guarda là. Guarda là, nemmeno nei peggiori serpentieri di Haras. Ah sì, gli occhiali, ma che cazzo ti servono? Tutto buono. Mi servono. Bene, dopo la manfaneria della vetroresina grattugiata, la meglio e peggio, passiamo ad annerire il tutto brutalmente alla Io Brutal Vision porno con il nero puro, il nero pesce, come vedete, e coprirà tutta la manfaneria del rattoppo e verrà una striscia nera simil incendio, simil bruciato, bruciato, qualcosa del genere, vedi? Però questo è nero lucido, quando è montato fa un effetto tipo tarocco, non lo so come verrà, lo vedremo dopo ai posteri la tua sentenza. Che spettacolo, hai visto come si fa? E adesso la tronchesina, ecco, siamo arrivati alla fase cuscinosa dell'operazione. Praticamente bisogna insacchettare queste federe con i cuscini, con i cuscini di gomma originali. Questi qui ricordiamo sono gli originali che c'erano nel campetto. Cazzo, tutti ripuliti, così spugna ripulita. Quelli vecchi erano in classe. Sì, hai ricomprati? Allora diciamo rigenerati. Sono nuovi. Vabbè, adesso così. Sì. Metti così in fila. Questa è una cosa che facciamo tutti i giorni a casa quando abbiamo le Federer. Roger Federer, però essendo grandi bisogna farlo in due. È tutto chiuso qui al paradiso dei rottami. Adè boccherò 30. Boccherò 30 per vedere gli aggiornamenti del camperaccio. Allora, come potete vedere, la prima cosa che salta all'occhio è questo acquaio, che è l'unica cosa che manca nel nuovo piano cottura, oltre alla laccatura che verrà fatta la prossima volta. È stato messo il piano cottura proprio in acciaio inox, anche questo da finire di rilucidare con la sua mattina sopra. Qua andrà rimontato quello che vedete lì,
l'acquaio, il bagno si può dire è finito, lì qui c'è un aggeggio che hanno comprato. Ah, sarebbe, che cazzo è questo? Ah, del legno lì così, fiero, non so per cosa serve, lo vedremo poi. Poi, bagno, come vedete più o meno sempre uguale, è rimasto l'ultima volta. Tutte le rifiniture nei cosini, vedi stile yacht, qui ancora andrà messo, penso. Lì sotto i coscini che andranno montati qui, qui come vedete c'è montato il pianale per mettere il materiale a materassa. Pianale che poi verrà, andrà in su e in giù come tavolino, quindi anche il reparto salottino è quasi pronto. Tutto verniciato, finito. Qui vediamo la batteria supplementare che andrà montata lì e servirà la prossima volta, vedrete, per... Vedi, già hanno provato ad attaccarla per vedere se funziona, ora io non tocco nulla qui dall'impianto elettrico perché non voglio fare casini. Comunque, fiera, lì la batteria, che poi andrà messa sotto il sedile, serve per alimentare tutto il camperaccio. Qui io lo chiuderei perché se viene a piovere... Ah, non si può chiudere? Non si può chiudere? Anzi, si può chiudere. Chiudilo perché se viene a piovere, se no, si allaga tutto. Andiamo a vedere dietro. Qui, live dal paradiso dei rottami. Vedete, questo era il legno che lavoravano oggi sotto il sole di mezzogiorno, sotto la calura tremenda lì a 60 gradi, per non so per cosa, questi legni penso che servono per l'interno, così comunque ancora c'è da rifinire. Qua è stato messo, è stato rifinito di verniciare il poggia biciclette, portapacchi, cosa. E schifo, ma perché non levo queste macchine di merda? Davvero? Perché lui gli piace, come Richard Rawlings, il paradiso dei rottami. Questo campo, questo camperaccio, l'ha preso? Come l'ha preso? Sì, ti sei visto l'altra volta. Nella prossima episodio, nel prossimo adesso episodio. Si brucia. Questo. Savino sta scappando. L'alba grosso. E quindi praticamente, vedi, non c'è nessuno. Guarda lì, ha zippato proprio, con questo Mercedes ha zippato il parcheggio. Zippato. Ora l'impresa sarà tirarlo fuori, chiudere tutto e andare là per fare le fotografie. No, e quasi. No, che qua, sì, in mezzo a questa sì, merda. Subito il posto. Pazienza. Vabbè, si lascia di là. In azione con la macchina da cuce di Montesi, non può mancare la macchina da cuce. 35 per fare le... Due sgassate qui. Vai. Per fare le... Come si chiama? Le federe e le tende. In questo momento sto facendo la tenda. Un artigiano cinese. Si bianca. Come si chiama? Era greco. Con il filo, vedi che cicci, la macchina da cuci. Poi è diventato bianco stando qui. Spettacolo. Vabbè, vai, ora dobbiamo andare a prendere i pezzi. Il cacciatore, Michael Cimino. Finito. Comunque, stiamo provando ad accendere il boiler lì, della frigoriferella. Abbiamo acceso il motore. Ora bisogna vedere se, vedi, là c'è una spia, per la prima volta in 20 anni si è accesa la spia verde per il check-up dell'impianto elettrico. Ecco, guardate il mezzo giusto, il paradiso dei rottami per scaricare una bombola di propano, di metano, di sacchiere, di un camion. Ovviamente si mette una bacinella d'acqua a metà, si mette quello lì, si apre la valvola e si scarica nell'ambiente. Questo vedi, il metodo giusto qui al paradiso dei rottami per scaricare le bombole di propano. Senza di questo, guarda, non avresti potuto fare... È questo che ti fa la svoltare. Guarda, metto anche la lingua fuori quando mi concentro. Allora, non poteva mancare la tamarrata del giorno. Questo ti fa svoltare, 100-0. Ti svolta. Cambia il prezzo, vai, 9,9. Guardate qui com'è. Però, guarda, sta un po' tirando il colore, devo dire. Oh, vabbè, dai. Aspetta, falla asciugare e dagli un'altra mano, quantomeno. Ragazzi, fa anche l'effetto riflettente. Il primo l'hai visto ormai o no? Aspetta, falla asciugare e dagli un'altra mano dopo. E minchia buona. Non so se ricordate nella prima parte del video quando Libero mise le mani, guardate qui il risultato, praticamente un lavoro tirato via al massimo, un marciume, uno schifo. Ora bisogna ripristinare completamente tutta questa parte, il vecchiuccio lì Libero e senza pensieri dalla Grecia, il paese vicino dove sta lui, ha fatto questo lavoro qua orribile, vedi? Voilà. Il camperaccio anni 90 di Matteo Montesi esce dalla sua fogna, manca ancora la finestra lì, vedete? E oggi siamo in compagnia qui di Gavino, come no? Sente... Che è venuto sfavatissimo perché deve sistemare l'impianto. Deve sistemare l'impianto idraulico di questo mezzaccio, giusto? E... Tutto i rubinetti, cose giusti. Dopo andremo al lobby. Anche hobby, non c'è. Andremo al lobby per
guarda lì come sgomma e si è impazzito. Che cazzo fai, Le Mans? Giù, senti che puzzo, mamma mia. Piglia, piglia, lì è tutto gratis. Beh, abbiamo fatto appena ora le foto in sala posa del camperaccio. Sono venuti dei clienti, i primi clienti a vederlo, e hanno offerto circa 2000 euro meno della richiesta, e quindi lì lui non ha accettato perché vuole cifra piena. Così praticamente come lo vedete finito, di fuori almeno. Stiamo andando qui con Gavino all'LP Camper per vedere di recuperare di recuperare i pezzi di ricambio del camper. Allora siamo qui all'LP Camper, qua fanno anche il camperaggio dei mezzi privati come quello, vedi? Quello è un mezzo privato, fanno camperaggio. Qui è camper, poi tutti i pezzi di ricambio, cose, l'officina, mega, e ora stiamo cercando. Questo non è tanto che questo deve essere qua, ma insomma è un po' sceso, un po' è che ci sarà, non è tanto, sarà un annetto, non so, un annetto e mezzo, forse un parziale. Siamo ancora su strada, stiamo tornando dal camperista lì, perché lui prima non ha voluto prendere, mettere indirizzo. Ora mettiamo il navigatore qua, io lavoro, no, ma tanto fino a lì va bene. Allora, stiamo bloccando la strada a un mezzo di soccorso, praticamente dobbiamo bloccare, meno male, io pensavo fossero sbirri, invece meno male. Vieni bestia! Stiamo andando tutta randa dai camper LP, vediamo. Sfondo cilindri, eh. Vediamo Ricco con il cotechino. Entra nel camper il cotechino. Vedi, risente il richiamo di Montesi. Senti, arriviamo di Matteo Montesi, il gatto, il cotechino anni 90, entra nel camper. Siamo qui di nuovo all'LP Camper, adesso vediamo di risolvere. Allora, praticamente stiamo provvedendo a cambiare con il ricambista direttamente i soffioni che tengono la finestra aperta, finestra che manca. E poi queste, mi sta chiedendo di queste due, le mascherine per coprire i tubi. No, Gavino, ecco, no, sta andando. Ma la vecchia dei miei. No, che cazzo dici? Da fuori è chiuso proprio bene. Va bene. Vai. Ciao. Ciao bellezza. Buonanotte. Vai, svecca il mic. Ciao, grande. Ciao. Grande Gavino, visto? È spettacolo. È servito una palla di merda contro me. Che non ha fatto. In realtà alla fine non ha fatto nulla. Ciao a tutti ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo terzo episodio dell'epopea del camperaccio montesiano, che è diventata una vera e propria perla, l'avete visto nei video finali con il mitico Gavino come ospite, eccetera eccetera. E nel video precedente ora siamo arrivati proprio alla fine, il camper è completamente finito, pronto, davanti, dietro, sotto, sopra, fuori, dentro, come avete visto negli episodi precedenti. Si chiama Renovazio, come il film lì qualcuno di voi ricorderà. E spero che l'epopea vi sia piaciuta, sarà molto difficile che vedrete altre serie così suddivise in episodi così lunghi per un qualcosa fatto da noi, sarà molto difficile. Ma ci vediamo al prossimo episodio con uno speciale vintage versus bike Honda 504 motorbike versus l'altro camperaccio che avete visto un po' nei video scorsi, e l'altro camperaccio olandese verde e marrone. Faremo uno speciale vintage versus, bene? Ciao a tutti, alla prossima!